La solennità della Santissima Trinità è il primo e il più grande dei misteri della fede cristiana, il secondo è il mistero della redenzione. Tutta la nostra fede è mistero, è qualcosa di grande, ma noi crediamo proprio perché il Signore ci ha fatto il dono della fede. Fede in che cosa? Fede nella sua parola. Noi crediamo fermamente che Dio si è manifestato. Ha manifestato se stesso, ha manifestato anche il suo piano di salvezza, realizzato attraverso Gesù, il Figlio. E allora noi crediamo. Crediamo perché questo Dio si è manifestato a noi come comunità di persone. Notate. C'è tutto un percorso nella Sacra Scrittura che conduce a questa definizione. Dio è uno, Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Un'unica sostanza, tre persone. La parola di Dio parla del Padre come il Creatore, del Figlio come il Redentore, dello Spirito come il Santificatore della Chiesa. Ma anche il Figlio e lo Spirito sono creatori, anche il Padre e lo Spirito sono redentori, anche il Padre e il Figlio sono santificatori della Chiesa. Ecco, ci sono come delle qualità che vengono applicate a una delle persone, ma è l'unico Dio che opera in tutto ciò che esiste. La definizione di Dio ce la dà San Giovanni: Dio è amore. E oggi noi festeggiamo l'amore. E noi siamo stati creati ad immagine di Dio, siamo espressione di questo amore. Dobbiamo vivere nell'amore. Saremo giudicati sull'amore. E il compimento della nostra vita, la nostra eternità, è l'amore. Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita, per poi goderlo. Sì, godere Dio che è amore. Il paradiso è amore, i nostri cari che ci hanno preceduto vivono nell'amore. Ecco perché noi possiamo metterci in comunione con loro, parlare loro, come anche loro dal cielo parlano a noi, continuano a dirci il loro amore, la loro benedizione. Ecco, quando noi parliamo del mistero di Dio, intendiamo dire proprio questo. Dio è il principio di tutto ciò che esiste, Dio ci dà anche la sussistenza, ma questo Dio ci ha detto anche delle verità sull'uomo che riempiono il cuore dell'uomo. L'antropologia cristiana si nutre di teologia, la teologia si nutre di cristologia. La verità è una e lo Spirito viene chiamato lo Spirito di verità, ci aiuta a credere in questa verità. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, abbiamo ascoltato nel Vangelo, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ecco, questo Spirito ci annunzia le cose che noi crediamo, le verità di fede. Nella prima lettura abbiamo ascoltato un brano del libro dei Proverbi, si parla della sapienza. La sapienza dice: io sono stata creata prima ancora di tutte le altre cose. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciavo un cerchio sull'abisso, quando condensavo le nubi in alto, io ero là. Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Ecco, queste espressioni che cosa ci dicono? Che tutto ciò che esiste, la creazione, è opera di Dio fatta con sapienza, con amore. Attenti a questo verbo, giocavo, dice la sapienza, davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Questo amore che gioca, questo amore che pone le sue delizie tra i figli dell'uomo. È una visione della creazione, è una visione del creato, delle cose, con gli occhi di Dio.
E il Signore vorrebbe dire proprio a noi quest'oggi: tu con quali occhi guardi le cose, la tua stessa vita, la storia? Dobbiamo leggere assolutamente la nostra storia, il nostro creato, con gli stessi occhi con cui Dio ha guardato le cose, ha creato le cose, una visione di amore. E questo significa che dobbiamo costantemente convertirci a questa visione delle cose in un'ottica di amore. E quando l'uomo non rispetta la terra, in quel momento comprime, distratta l'amore. Nella seconda lettura abbiamo ascoltato Paolo che, rivolgendosi ai Romani, parla del Padre, parla del Figlio, parla dello Spirito. Noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù, ecco, ci rappacifica con il Padre, ci redime attraverso la sua morte, la sua risurrezione, la sua parola, i suoi miracoli, la sua presenza, la sua incarnazione, ci redime e ci rapporta con il Padre. E questo Padre e questo Figlio ci danno una speranza che anche nelle tribolazioni Dio è sempre vicino a noi. La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Il Padre e il Figlio ci vanno questo dono, lo Spirito. E questo Spirito alimenta in noi la speranza, una speranza certa, che questo Dio che è amore misericordioso non ci abbandona mai, soprattutto nei momenti di difficoltà. E oggi quanti momenti di difficoltà viviamo? Dio è il regista della storia. Alimentare la speranza in un contesto che umanamente magari ci fa pensare cose semplicemente negative è un dovere per il cristiano. Dobbiamo saper trovare in Dio la risposta ai nostri momenti che viviamo. Quanto è importante allora invocare lo Spirito Santo che illumini in un modo particolare i politici a fare le scelte giuste, scelte di verità, di giustizia, di pace. Nel Vangelo abbiamo ascoltato Gesù che, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: quando verrà Lui, lo Spirito di verità, vi guiderà tutta la verità. Egli vi glorificherà. Tutto quello che il Padre mio possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. E con lo Spirito che è Spirito di verità, lo Spirito che annuncia. E ricordiamoci che la Chiesa è stata costituita da Dio proprio per continuare nel tempo e nello spazio la stessa missione di Gesù. La Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, deve annunciare. È lo Spirito che annunzia, ma annunzia attraverso la Chiesa una verità di salvezza, una verità di pace, una verità che riempie autenticamente il cuore dell'uomo. Oggi, festa di Dio, festa dell'amore. Possiamo dire anche festa dell'uomo creato ad immagine di Dio. Se Dio è comunità di persone, l'uomo non può isolarsi. L'uomo, proprio perché è costituito ad immagine di Dio, deve vivere in comunione con tutti i fratelli. Deve essere strumento, sì, di comunione con i fratelli. Ma questo Dio, e noi oggi celebriamo, amiamo, adoriamo, deve essere anche cercato. La ricerca di Dio, andare alla scoperta di Dio. Ma non è che si può scoprire Dio semplicemente con la nostra ragione umana, attraverso la filosofia anche, ma non solo. Ricordiamoci che la fede è un rapporto intimo con il Signore, che è il dono suo. Allora scoprire Dio, accogliere Dio, andare alla ricerca di Dio, significa in qualche modo entrare nella verità della vita, che è soprattutto fede. Tra persone si relaziona con la fede. Un figlio crede
nell'amore del papà e della mamma. Uno sposo crede nell'amore della sposa. Una sposa crede nell'amore del suo sposo. Così anche nelle relazioni con Dio siamo persone, dobbiamo relazionarci con fede. Gioire allora della nostra fede. Vivere autenticamente di fede. La fede che non contraddice la ragione, ma aiuta la ragione, dà qualche cosa di più alla stessa ragione. E allora quando noi incontriamo questo Dio, ci accorgiamo che c'è un abbraccio, perché Dio è Padre, così ce lo ha rivelato Gesù. C'è un abbraccio misericordioso che ci conduce, e noi proprio forti di questo abbraccio, saremo anche noi capaci di trasmettere a tutti quell'abbraccio che Dio ci dà. È bello se noi pensiamo che quell'abbraccio che noi diamo ai fratelli, il servizio, l'attenzione, il rispetto, l'accoglienza, no? Tutto questo è Dio che si rivela attraverso di me. Dio ama attraverso di me, come anche io quando sono amato dal fratello, è Dio che mi ama attraverso il fratello. È bello se noi ci convertiamo a questi pensieri, trasformano radicalmente la nostra vita. Grazie Signore per averci dato il dono della fede. Amen, amen, amen. Amen.